Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Speciale Elezioni e l'ultima tribuna elettorale con il confronto tra i candidati alla presidenza della Regione Abruzzo che risponderanno nei nostri studi alle domande mie, ma soprattutto del collega Lorenzo Colantonio del quotidiano Il Centro, che mi aiuterà appunto a cogliere gli elementi più importanti che possano servire poi ad orientare il voto dei cittadini e degli elettori abruzzesi, soprattutto di quelli indecisi, nella scelta di uno tra loro quattro, che sarà il Presidente della Regione il prossimo 10 di febbraio. Sta per raggiungerci, tra poco, ecco, la vedo già dietro le quinte, si accomoderà anche Sara Marcozzi, ci hanno già raggiunto gli altri tre candidati. Abbiamo effettuato, come sempre, un sorteggio preliminare per stabilire l'ordine in cui risponderanno alla prima domanda, poi si andrà su una rotazione fra le altre domande nell'ordine di risposta. Allora, io faccio subito una prima domanda, ripeto, adesso sono presenti davvero tutti e quattro i candidati, stiamo iniziando e sarà la stessa per tutti, che avranno i tre minuti per poter rispondere. Nel sorteggio il primo è Marco Marsilio, che io saluto e ringrazio, e gli chiedo, così come chiederò agli altri, ma c'è qualcosa nel corso di questa campagna elettorale che sta per vivere l'ultima settimana, che finora non ha fatto e che vorrebbe ardentemente fare, non le è stato consentito e non è stato possibile fare, vorrebbe fare proprio in questi ultimi giorni? Ma diciamo che nonostante 15.000 chilometri percorsi e 350 incontri, non sono ancora riuscito ad andare in tutti i posti, in tutti i comuni che avrei voluto visitare. Questo è sempre un cruccio, continuerò a visitare ogni singolo angolo della nostra regione soprattutto lo continuerò a fare fra 10 giorni dopo le elezioni, quando avrò, diciamo, potrò, diciamo, assumere l'incarico che mi daranno i cittadini abruzzesi, e continuerò questa opera per avvicinare i cittadini alle istituzioni, perché quello che ho trovato e che sta diventando la mia principale preoccupazione è una sensazione di abbandono dei cittadini abruzzesi da parte delle istituzioni. Dovunque vado sento questa percezione di essere stati lasciati soli, di non essere considerati, di non essere coinvolti nelle decisioni, di non ricevere servizi e attenzione da parte dell'istituzione, e quindi la Regione dovrà lavorare molto per recuperare questo rapporto, riportare i servizi vicino ai cittadini, creare fiducia e serenità per il futuro. Bene, è stato brevissimo, recupererà magari qualche altro momento dei tre minuti che le sono stati concessi e che non ha sfruttato integralmente. Salutiamo Sara Marcozzi che ci ha raggiunto, buongiorno. Buongiorno, registriamo al mattino ovviamente questa tribuna elettorale per consentire un'intera giornata di lavoro ai candidati, e a Sara Marcozzi faccio la stessa domanda. C'è qualcosa che, insomma, anche in questo lungo tour che sta facendo in Abruzzo finora non ha voluto fare, che vorrebbe fare, magari che forse le è impossibile ancora fare per poter far conoscere meglio la sua candidatura e il suo programma? Beh no, stiamo facendo davvero tutto il possibile, ma lo stiamo facendo da 5 anni. Il Movimento 5 Stelle è in Regione Abruzzo, è stato all'opposizione per carità, ma insomma siamo all'interno del Consiglio regionale da quasi 5 anni. Non ci siamo limitati a girare per l'Abruzzo nell'ultimo mese, ma sono quasi 5 anni, oltre 5 anni, che andiamo in giro per l'Abruzzo, incontriamo associazioni, imprese, cittadini che si lamentano della sanità, cittadini che si lamentano della condizione delle strade, tanti interlocutori in 5 anni che ci hanno consentito di redigere un programma di interventi, tanti anche professionisti che ci hanno aiutato a redigere un programma di interventi che servono alla nostra regione. Il nostro programma si basa sul lavoro, ovviamente, su incentivi alle imprese, credito d'imposta, accesso al credito che è stato sempre negato in questa regione purtroppo,
sulla sanità e un piano di riordino che punti non a tagliare i servizi ma a tagliare gli sprechi, e ce ne sono tantissimi. Quello che si è fatto fino ad oggi, che hanno fatto sia centrodestra che centrosinistra, è stato quello di chiudere gli ospedali, di depotenziare gli ospedali, applicando dei tagli lineari ma non agli sprechi quelli veri. Noi faremo questo con un grande piano di assunzioni, non appena sarà possibile riparare ai danni che il centrodestra e il centrosinistra hanno fatto negli anni con il grandissimo indebitamento causato dai governi di centrodestra e la famosissima sanitopoli del governo di centrosinistra, e l'inadeguatezza, diciamo, dell'assessore Paolucci, che oggi è ricandidato con il centrosinistra. Noi, non appena possibile, insomma, riordineremo i conti che non sono stati messi in ordine né da centrodestra né da centrosinistra, perché gli sprechi quelli veri non si sono tagliati, come la spesa farmaceutica, come gli affitti d'oro, come i noleggi di macchinari a 6.000 euro al giorno come avviene a Pescara, e riverseremo tutte quelle risorse nell'assunzione di personale, sia per ridurre le liste d'attesa. Riverseremo quelle risorse anche nelle infrastrutture tecnologiche e informatiche che servono alla sanità per accelerare i tempi e anche le liste d'attesa. L'ambizione che abbiamo è anche quella di attuare un piano di reinternalizzazione di tutti quei servizi come le mense, le cucine, le pulizie, che sono stati esternalizzati e che hanno causato grandi danni sia alla qualità del servizio offerto ai pazienti e sia alle condizioni di lavoro dei lavoratori. Ci sono lavoratori con buste paga da 300-400 euro al mese che non arrivano evidentemente a fine mese, con 11 ore di lavoro a settimana, molto spesso una la mattina ed una il pomeriggio. Qui si è passati in questa regione dal precariato alla schiavitù. Noi intendiamo contrastare e tornare, insomma, alla dignità del lavoro. Legnini, la stessa domanda: c'è un qualcosa che è mancato al momento della sua campagna elettorale che si propone di fare nell'ultima settimana? Innanzitutto sono molto contento di ciò che siamo riusciti a fare. Aver promosso la partecipazione di molte candidate e molti candidati alla prima esperienza, alla prima candidatura, il che sta consentendo loro di confrontarsi con le persone, di misurarsi con i problemi, di esprimere le loro esperienze, le loro sensibilità, le loro idee, le loro proposte. Sto partecipando a moltissimi incontri che costituiscono per me un momento anche di conoscenza, di approfondimento, di scoperta di sensibilità ricche di cui dispone questa nostra regione. In secondo luogo, essere riuscito a ricreare una sintonia tra moltissime persone che partecipano alle nostre iniziative e la politica, la domanda di rappresentanza, la vicinanza tra le istituzioni, chi è chiamato a rappresentarle, e i cittadini stessi. Certo, se c'è qualche rammarico, non essere riuscito in un arco temporale molto ristretto, con le liste, il programma, che peraltro abbiamo scritto, redatto, ascoltando le categorie, ascoltando i protagonisti dell'economia, della società, dell'impresa, moltissime esperienze. Dicevo, certo, il rammarico è quello di non essere riuscito a, come credo gli altri candidati, a girare tutti i nostri 305 comuni. Avrei voluto visitare tutti i comuni del cratere, dei due crateri sismici che soffrono, ne ho visitati abbastanza, ma non tutti. Avrei voluto incontrare molte più imprese, ne ho incontrate tante, ma è giusto ascoltare le loro aspirazioni, i loro progetti, i loro problemi. Avrei voluto visitare anche tutti i luoghi della sofferenza e i luoghi nei quali si esercita quell'attività di dono alla collettività, quello delle associazioni di volontariato. Ne ho visitate diverse, ma avrei voluto incontrarle tutte, e avrei voluto girare tutti i mercati, incontrare le persone. Io credo che
Questo è un momento nel quale i cittadini chiedono, dopo l'onda populista, demagogica, che si rivela inconsistente, chiede rappresentanza forte, vuole affidabilità, credibilità, ed è ciò che noi dobbiamo garantire ai cittadini abruzzesi. Grazie. Stefano Flaiani, campagna elettorale, diciamo, anche qui, insomma, lampo, con qualche rammarico ancora di una cosa che avrebbe voluto fare e non è riuscito a fare? Ma noi, devo dire due cose, se è vero che partiamo in salita nel discorso di farci conoscere, è anche vero che invece quello che facciamo sempre, indipendentemente dalle competizioni elettorali, siamo riusciti a farlo anche adesso, quindi rigirare l'Abruzzo, riconoscere le persone, parlare con magari le famiglie che già stai aiutando, ritrovare quelle persone che sono rivolte agli sportelli di Casa Pound. Rammarico no, anzi, forse è successo che con la campagna elettorale siamo riusciti a stringere ancora di più rapporti con altre associazioni che si interessano di altre attività, di specifiche attività, perché poi associazioni private normalmente nascono per una problematica o più problematiche insieme a loro, ma all'interno dello stesso ambito. Noi ci abbiamo sempre collaborato perché, ripeto, con 9 sedi sul territorio necessariamente collabori con le altre associazioni che ci sono. Abbiamo scoperto che ci sono tante altre associazioni con cui abbiamo potuto già prendere impegni per un futuro, per sostenerci a vicenda, nel senso di le varie proposte che vogliamo fare. Abbiamo conosciuto altri assessori comunali, specie quelli al sociale, alla cultura, con cui abbiamo preso impegni e accordi anche sul discorso di allargare nel limite del possibile le nostre raccolte alimentari, perché purtroppo le famiglie in stato di bisogno, in stato di disagio ce ne sono tante. Questa campagna elettorale, sì, effettivamente non riesce a girare l'Abruzzo, tanti posti già li conosci, già li frequenti, perché con tutte le attività che si svolgono, anche non solo prettamente sociali, anche tipo il corteo in commemorazione delle martiri delle foibe, che quest'anno purtroppo non potremo fare perché data concomitanza con le elezioni e non si possono svolgere altre manifestazioni, e ritrovi quell'Abruzzo che conosci, ritrovi quell'Abruzzo che ti ha sempre chiesto un aiuto, ritrovi quell'Abruzzo che vuole concretezza, che ha chiesto a noi di Casa Pound di scendere anche noi in questa competizione elettorale per portare questa politica nuova, che poi nuova non è, diciamo, è una vera politica nella sua reale accezione del termine, con uomini e donne che si vogliono spendere anche all'interno dell'emiciclo regionale. Vediamo, noi ci facciamo come sempre portatori di tutte le istanze e vedremo l'elettore se capirà che il voto utile famoso del 4 marzo purtroppo non ha avuto buon esito. E quindi il 10 febbraio magari non saranno più complici di uno sfacelo, insomma, ecco. Quindi comunque grazie a tutti gli abruzzesi che ho avuto anche modo di conoscere e che non conoscevo prima. Bene, grazie anche a lei. Adesso io ho fatto la mia domanda introduttiva, un po' per rompere il ghiaccio, adesso consegno i candidati nelle mani, o meglio alla penna e al microfono, di Lorenzo Colantonio del Centro. Grazie, per le altre domande. Vai. Dimmi tu a chi tocca la prima domanda. Tu fai la domanda, io poi. Nell'ordine sarà Legnini, l'ordine di risposta sarà Legnini e poi tutti gli altri. Domanda semplicissima: quanto costa la vostra campagna elettorale e, per chi vuole dirlo, chi paga? Iniziamo da Legnini. La spesa sarà quella fissata dalla legge, il limite massimo di 38.000 euro, quella sarà la mia spesa. La campagna elettorale è sostenuta ovviamente da tutte le liste, da tutti i candidati, e solo a conclusione della campagna stessa avremo un quadro preciso anche di coloro che volontariamente avranno inteso aderire, donare, contribuire. Personalmente io non ho chiesto contributi a nessuno, ricevo qualche donazione, renderò pubblico, come è previsto dalla legge, l'elenco dei sottoscrittori. Credo che quello del sostegno alla campagna elettorale costituisca anche un momento di grande
trasparenza, di serietà, che bisogna far sì che si verifichi in ogni circostanza, credo, ho l'impressione che tra noi tre candidati, non parlo di Flaiani, forse sono quello che sta spendendo di meno, perché io non ho fatto sfilare 30 macchine di candidati come ho visto fare il Movimento 5 Stelle, non ho avuto la possibilità di vedere attaccati negli spazi per due mesi i manifesti 6x3, 3-4 giorni i miei ci sono stati. Credo di essere il più sobrio in questa competizione elettorale. Sono contento per questo. Credo anche che la vecchia storia, quella di contribuire alle campagne elettorali con la speranza di condizionare i futuri eletti, in questo caso il futuro Presidente della Regione, con me non funzionerà e non funziona. Io sono una persona indipendente che ha fatto della legalità, della battaglia per i diritti fino all'ultimo incarico di vertice al Consiglio Superiore della Magistratura, una ragione di vita. Per me trasparenza, legalità, rispetto delle regole, rapporto aperto, dialogante, di ascolto con il mondo delle imprese, sì, ma nella totale trasparenza e indipendenza. Questa sarà la cifra del mio mandato elettorale, mandato istituzionale quale Presidente della Regione, e anzi io penso che la legalità costituisce una delle leve più formidabili per lo sviluppo della nostra regione, per promuovere il merito, per promuovere la concorrenza, per promuovere coloro che vogliono fare, vogliono realizzare, vogliono creare lavoro per questa regione, vogliono creare opportunità per sé e per la comunità. Grazie Legnini. Marco Marsilio. Ma la legge impone un tetto di spesa preciso, quindi quello possiamo spendere e quello spenderemo, non di più. È difficile spendere di meno, perché insomma pretendere che una campagna elettorale regionale possa costare molto meno di 40.000 euro per un mese di impegno è francamente una pretesa difficile da assolvere, però questo in ogni caso ci impone una campagna sobria. Io non ho fatto per niente 6x3 prima dell'inizio della campagna elettorale. In campagna elettorale stampo e ho stampato 5.000 manifesti, sono più che sufficienti per coprire tutto l'Abruzzo in questi giorni, negli spazi regolarmente assegnati e autorizzati. Facciamo una campagna prevalentemente mediatica sui social, che ha bassi costi rispetto alle vecchie campagne elettorali che si combattevano a colpi, insomma, con altri mezzi e con altro dispendio di energie. Questa è senz'altro una campagna più sobria ed è anche un bene, perché io ho sempre diffidato di quelli che spendono troppo in campagna elettorale in maniera sproporzionata rispetto poi ai redditi che si percepiscono, ed è giusto che i cittadini si chiedano che cosa c'è dietro campagne faraoniche. Non ci sono, non ne vedo, non so se qualche singolo candidato nelle liste, in qualunque lista, non accuso nessuno in particolare, può aver fatto ciò, ma invito comunque i cittadini ad essere sempre attenti a questo aspetto. La nostra campagna è finanziata in parte con risorse proprie, con molte donazioni, contribuzioni libere fatte nel rispetto della legge, che impone trasparenza nella modalità di erogazione del finanziamento, impone pubblicità dei nomi di chi finanzia, è tutto appunto pubblicabile e consultabile. Quando incontro singole persone, professionisti, imprenditori, chiedo nella trasparenza e nella sincerità un aiuto, un contributo. Le persone che sono convinte della bontà dei nostri progetti e che vogliono darci una mano a realizzarli, a darci la voce, la forza per poterli far conoscere, possono farlo, lo fanno nella giusta misura, perché nessuno può pensare di condizionare l'azione di un'amministrazione con una piccola donazione. E in questo rapporto di trasparenza e di reciproca libertà noi impostiamo le relazioni con il mondo privato e con chi si avvicina alla politica e con chi vuole sostenerla. Io apprezzo quanti vogliono dare un contributo liberamente, perché evidentemente vogliono fornire
a una forza politica la libertà, la voce e la possibilità di esercitare la democrazia, cioè la partecipazione e il diritto di poter informare i cittadini. E con questo spirito ci approcciamo e ci relazioniamo con tutto questo mondo. Grazie Marsilio. Flaiani. Ma noi non abbiamo finanziatori, non abbiamo contributi pubblici, privati, non abbiamo nulla. Noi siamo abituati a fare politica da soli, siamo abituati a mettere le mani in tasca quando là dove si rende necessario, e come si usa, stiamo usando come esempio, ma è una tra le tante, quando abbiamo dovuto comprare il sale per i paesi di Montreale e dintorni, abbandonati. Usiamo i nostri soldi, come le nostre sedi sono completamente autofinanziate, ce le paghiamo da noi. Chi sacrifica il proprio lavoro, il proprio tempo per l'idea, per il movimento, per gli italiani, per fare sempre quello che abbiamo fatto. La stessa cosa per la campagna elettorale. Non abbiamo banner su internet, se non forse qualche candidato locale, ma ne ha giusto ipotizzo sui 200 euro. Non abbiamo 6x3, non abbiamo nulla, abbiamo qualche manifesto che ci siamo fatti stampare dalle copisterie locali per cercare di far tirare un po' il prezzo e per far lavorare le persone del posto, invece che magari ordinarle a grosse copisterie o su internet. Non abbiamo fatto pullman, non abbiamo fatto autovetture, qualche santino pagato dai singoli candidati. Questa è la nostra campagna elettorale, le spese. Beh, 38.000 euro mi sembra una cosa, sì, per carità, è il limite di legge, però anche se fosse che uno le avesse, io penso che noi di Casa Pound non troveremo un escamotage, se possibile, per riutilizzare quei soldi per magari fare qualche pacco alimentare in più o per aiutare ancora, per aumentare il numero delle ripetizioni che facciamo alle famiglie, ai ragazzi elementari e medie. E non siamo abituati a spendere per questa campagna, per le campagne elettorali, perché per noi una campagna elettorale è una proposta, è un dare un'opportunità agli elettori di quella tornata elettorale. Preferiamo lavorare sui territori, come abbiamo sempre fatto, come faremo. E noi io sinceramente, anche personalmente, non condivido tutta questa cosa, perché penso che un'azione, la famosa buona azione, vale più di mille parole, no? E noi non è che facciamo una buona azione, la nostra politica è fare azione, è andare a protestare per i diritti di una famiglia, è andare a protestare sotto al Ministero per la A24 e la A25, è per commemorare i nostri defunti, è per. Quello è la nostra campagna elettorale. Noi i soldi poi alla fine, quando arriviamo alle tornate elettorali, ormai non riesci neanche più a mettere da parte, perché quello che potevi mettere da parte non l'hai già utilizzato, anche solo per pagare le bollette nelle nostre sedi, per dire. Quindi sinceramente non lo so quanto stavamo spendendo, ma forse 1.000-2.000 euro sarà anche tanto, insomma, penso. Sara Marcozzi. Allora, a me viene sempre da sorridere, no? Quando sento certe affermazioni, ad esempio noi 6x3 non li abbiamo fatti. Loro i 6x3 non li hanno fatti perché fino all'ultimo minuto non si sapeva chi sarebbe stato il candidato presidente per il centrodestra e per il centrosinistra. Il candidato di centrodestra è stato rinnegato da tutte le liste, da tutti gli abruzzesi di Forza Italia, da Bella Chioma, è stato rinnegato da tutti fino all'ultimo secondo. All'ultimo secondo si è saputo qual era il candidato e a quel punto i 6x3 non si potevano fare più. Stessa cosa vale per il candidato Legnini: fino a pochissimi giorni prima del deposito delle liste di fatto non si sapeva se si sarebbe candidato, se non si sarebbe candidato. Poi qualche maligno diceva che questa incertezza era dettata dal fatto che forse stava aspirando ad incarichi più importanti in qualche authority. Non lo so se è vero, può essere, non può essere, ma il fatto che non abbiano fatto 6x3 è perché non si sapeva fino alla fine se si sarebbero candidati o meno, per cui lasciamo perdere, come dire, le ipocrisie.
Noi quanto spenderemo in campagna elettorale non lo so, perché noi ci basiamo, come sapete, sulle donazioni dei cittadini, micro donazioni da 10 e 20 euro e generalmente quello che ci donano ci facciamo bastare, quindi sapremo a fine campagna elettorale a quanto siamo arrivati e quanto siamo riusciti a, insomma, impiegare in una forma di comunicazione chiaramente che è sempre ridotta all'osso. Il Movimento 5 Stelle in Parlamento, ricordo, ha rinunciato ad oltre 40 milioni di euro di rimborsi elettorali e di contributi elettorali, per cui a noi, insomma, la morale sulla sobrietà non ci si può fare, ci riduciamo lo stipendio di tutti i parlamentari, tutti i consiglieri regionali, facciamo veramente il minimo indispensabile per avere una forma comunque di comunicazione adeguata, considerato il fatto che siamo 29 candidati appunto contro 260 e 140 mi sembra rispettivamente di centro-sinistra e centrodestra. Abbiamo noleggiato delle macchinine che sono tra l'altro state anche copiate da qualche candidato di centrodestra e centrosinistra, anche se adesso c'è l'esclusiva delle macchine brandizzate, cioè curiosa questa cosa. No, però insomma, prima si critica, prima si autorizzata a fare una macchina con scritto sopra il nome del candidato. Insomma, uno può pensare, può farsi venire in mente anche un'altra idea. E andiamo in giro per l'Abruzzo appunto perché siamo soltanto 29, non abbiamo candidati disseminati in ogni città e in ogni condominio per rastrellare quanti più voti possibile, quindi abbiamo scelto delle macchinine italiane per portare insomma in giro il programma del Movimento 5 Stelle, far conoscere i nostri candidati, quanto spenderemo sarà come in ogni campagna elettorale pubblicato sul nostro sito e non soltanto depositato insomma in Corte dei Conti. Bene, rispondo anch'io alla tua domanda Lorenzo dicendo che dal mio osservatorio, quello dell'emittenza locale, questa è stata una campagna elettorale nelle spese che riguardano per esempio gli spot elettorali molto più sobria rispetto a quelle precedenti in cui invece si spendeva molto negli spot e questo tetto ai 38.000 euro, anche se penalizza direttamente noi, lo riteniamo un segnale utile, anche un messaggio positivo per la cittadinanza e anche per il rapporto tra i cittadini e la politica, magari anche se è una cosa che va a nostro svantaggio. E proprio perché ci sono cose che devono andare a nostro vantaggio in quanto TV commerciale, ci fermiamo per la prima pausa e torniamo tra poco con un altro rush di domande. Non cambiate canale allora. Bene, siamo tornati in studio per ancora una serie di domande ai quattro candidati presidenti della Regione Abruzzo per le elezioni di domenica 10 febbraio. Vi ricordo, si voterà soltanto domenica in un unico turno. Il collega del centro Lorenzo Colantonio incalzerà i quattro in un ordine diverso rispetto alla domanda precedente. Su quale tema, Lorenzo? Ma guarda, questa è una domanda difficile da gestire, quindi dovrai, tocca a te dare il massimo delle tue prestazioni televisive, perché è una domanda che crea una cross examination, un confronto incrociato. Ah, vediamo che ti sei io inventato. La rivolgo a ciascuno di voi ed è questa: scegliete o scelga l'avversario che le sta accanto e gli o le faccio una domanda che può metterlo o metterla in gravi difficoltà. Allora, nell'ordine il primo è un gioco di società. Allora, facciamo così, un minuto per fare la domanda e due minuti per rispondere, così. Allora, Flaiani, trovi una domanda per uno degli altri tre che sia interessante, che insomma, possa... No, io possa mettere in difficoltà. Voglio ricambiare una cosa. Scelga uno, non sì, la sì, sì, non ne scelgo uno, ma... sembrerebbe cattivo, invece no, voglio ringraziarlo, è il mio modo di ringraziarlo per una cortesia che mi ha usato, che è stato l'unico che si è alzato, mi ha salutato, mi ha dato la mano e questo indipendentemente poi dalle divergenze politiche, io penso che il rispetto e l'educazione siano fondamentali, purtroppo anche questo non c'è, non ci si riesce neanche a confrontare sui temi politici. Io volevo chiedere al dottor Legnini, dottor Legnini, nel 2012 è stata fatta una legge nazionale, che lei dovrebbe conoscere bene, di infrastrutture, riconoscimento di A24 e A25 come infrastrutture strategiche. Perché, però le chiedo anche una risposta riguardo agli altri governi, perché lei è un uomo delle istituzioni, cioè ha fatto tante attività, ha avuto tanti incarichi. Allora io le chiedo, perché dal 2012 ad oggi queste, almeno la A24 e A25 non sono state
tolte a un gestore privato e perché ancora oggi si proclama ma non si fa? Una domanda, rispondere. Ieri pomeriggio io e il senatore Marsiglio abbiamo partecipato a un incontro con i sindaci, quelli che hanno promosso un movimento, iniziative a sostegno dei diritti degli abruzzesi, dei diritti degli autotrasportatori e di tutti i cittadini. Lì abbiamo dato una risposta molto ampia, in un minuto e mezzo. Quella norma del 2012 fu da me voluta. E la rivendico perché è quella che consente oggi di ottenere risultati concreti, purtroppo fino a questo momento non ottenuti, perché riconosce la nostra autostrada come infrastruttura strategica di protezione civile, perché impone al governo e alla concessionaria di stipulare un nuovo piano economico finanziario, cosa che purtroppo non ancora viene fatta per i conflitti che oppongono la concessionaria con il governo tuttora, perché impone la messa in sicurezza sismica e la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria generale, perché impone di tenere le tariffe a livelli sostenibili. Le nostre tariffe, quelle sulla 24 e 25, sono insostenibili e sono figlio di un meccanismo concessorio che fu definito nel 2001 a seguito di una gara europea. Voglio ricordare che questa concessionaria è l'unica che si è aggiudicata con una gara europea la gestione di questa autostrada. Noi ci batteremo con tutte le nostre forze perché, superando l'inconcludenza di questi mesi e anche degli anni precedenti, durante i quali la concessionaria aveva proposto progetti ben più corposi che sono stati rigettati, rifiutati dal governo, perché venga definito questo nuovo piano economico finanziario, le tariffe vengano bloccate e si possa ottenere risorse pubbliche per un'infrastruttura che è un'infrastruttura del paese, non dell'Abruzzo, e per consentire ai cittadini abruzzesi di usufruire di una infrastruttura autostradale a costi accessibili e in sicurezza. Grazie Legnini, in due minuti, però adesso lo ridò a lei il microfono per un altro minuto, perché tocca a lei fare una domanda ad un altro a scelta dei suoi competitor. Ma guardi, io ho cercato di ispirare questa mia competizione elettorale al rispetto, al dialogo, all'ascolto e nel mio stile, non voglio attaccare nessuno, lo dico perché mosso anche da un moto di solidarietà umana, diciamo, nei confronti del senatore Marsiglio. Mi rivolgo quindi a lui, ma come si può pensare di fare il Presidente della Regione, di una regione che uno conosce poco, non avendo avuto la possibilità di conoscere 305 comuni, i volti delle persone, i sentimenti delle persone, la storia dei luoghi, le nostre montagne, i nostri mari, le nostre valli, la nostra bellezza, le nostre risorse, le nostre potenzialità? Ecco, se qualcuno mai mi avesse proposto di candidarmi a Presidente della Regione Lazio, io non avrei accettato. Non avrei accettato perché, appunto, per poter rappresentare una comunità, una collettività, un'istituzione rappresentativa della generalità dei cittadini, occorre qualcosa in più dell'aver avuto, dell'essere figlio di genitori abruzzesi. Bene, la domanda e la risposta di Marsiglio. Ma se questo è l'unico argomento che ha, non dire, è l'unico, i nostri non è l'unico, mi pare il prevalente, quello che viene più ossessivamente raccontato è che avrei questo grave delitto di non essere nato in Abruzzo. Certo, Legnini non potrebbe mai fare il Presidente della Regione Lazio perché a Roma ci è andato solo a fare il parlamentare, è diverso avere radici, avere tradizioni. Crescere da ragazzino con il dialetto abruzzese nelle orecchie di tuo nonno, di tua madre, di tuo padre quando ti canta la ninna nanna, aver passato qui sempre le vacanze, le estati, le feste comandate, avere le relazioni, i cugini, i parenti, i nipoti, gli amici, vivere insomma magari anche con senso di nostalgia la distanza da una terra che non ho potuto, come dire, coltivare, perché è una terra poco generosa con i propri figli. Magari io non ero figlio di papà come altri e quindi i miei genitori sono andati fuori a cercare lavoro e si sono fatti strada e onore a Roma, insieme al sottoscritto che ha portato alto il nome degli abruzzesi anche fuori dall'Abruzzo. E quando gli abruzzesi mi hanno chiesto di fare questo sacrificio, di lasciare una poltrona comoda a differenza di altri che scappano dall'Abruzzo
per andarsi a rifugiare in Senato e non si sottopongono al voto dei cittadini, e vengono persino nascosti, non si è mai vista una campagna elettorale con un presidente uscente che non fa un solo comizio, un solo incontro, perché tutti si vergognano di esibirlo e sanno che la sua presenza porterebbe nocumento alla propria campagna elettorale. Ecco, io invece sto in Abruzzo e visito tanti di quei posti, solo oggi Schiavi d'Abruzzo, Castiglion Messer Marino, ieri Rocca Calascio, insieme al sindaco, con tante persone che ci dicono: mai abbiamo visto un candidato presidente o un presidente della regione qui nei nostri piccoli paesi, e io sarei il forestiero. Bene, Sara Marcozzi, domanda per, vediamo. Per Legnini, c'è una vicenda che a me ha molto turbato, che è quella, diciamo così, parallela all'inquinamento di Bussi, che è la vicenda giudiziaria, insomma. Io vorrei chiedere, perché è una mia curiosità da tanto tempo, all'ex vicepresidente del CSM, se ha ritenuto e ritiene equo il provvedimento disciplinare che il CSM ha preso nei confronti di quel giudice togato che ha condizionato di fatto la libera, no, volontà dei giudici popolari, provvedimento disciplinare che ha visto, insomma, per un comportamento che io ritengo abbastanza grave, quello di condizionare, no, e di intimidire tutto sommato i giudici popolari, provvedimento disciplinare che ha visto una sanzione soltanto con la sottrazione sostanzialmente di 2 mesi di anzianità a quel giudice togato. Questa è la domanda, Legnini. Ma, la consigliera Marcozzi si sta contraddistinguendo per insinuazioni, spesso le fa anche nei miei confronti, e io respingo al mittente in modo molto, molto netto, perché insomma se le potrebbe risparmiare, anche considerando il fatto che mi conosce molto bene, conosce quando io faccia del rispetto delle istituzioni, della rettitudine, un segno distintivo del mio percorso personale, professionale e istituzionale. No, lo metto in dubbio io, perché non si chiede, io ho presieduto la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, vi posso garantire che una delle funzioni più complesse, più delicate, più impegnative, giudicare chi giudica, fa tremare i polsi. Io ne sono onorato, l'ho fatto con scrupolo, con attenzione, senza nessuna sbavatura di nessun genere. Per il processo di Bussi io sono stato sempre a sostegno dell'accertamento della verità, sempre a sostegno dell'azione e dell'iniziativa della magistratura di Pescara, che ha fatto uno straordinario valore. Sono rimasto sconcertato anch'io che questa vicenda si sia conclusa con una sentenza di prescrizione. Mi auguro che l'accertamento della responsabilità in sede civile porti a condannare gli inquinatori, che devono essere condannati perché il nostro territorio deve essere risarcito. Per il disciplinare, poiché io ero abruzzese, poiché io mi sono occupato di far ottenere le risorse per l'acqua, per fare i nuovi pozzi, mi sono occupato di far ottenere le risorse per disinquinare, ho preferito non presiedere la sezione disciplinare. Ha presieduto in mia vece il consigliere Antonio Leone. La sezione disciplinare, che è un organo giurisdizionale, ha condannato il magistrato noto che è stato sottoposto a procedimento, l'ha fatto sulla base di una motivazione che è pubblica, combinando una sanzione che è pubblica, facendo giustizia e null'altro. Non capisco a che cosa voglia riferirsi la consigliera Marconi. Allora, voglio il suo parere, Marsilio, ma non Marsilio ce l'ha dato, non fa niente. Un altro dei candidati, non fa niente. Della sua scelta. Ma anche a me non piace molto questo metodo, perché preferirei utilizzare il tempo a nostra disposizione per raccontare i nostri programmi e i nostri progetti.
Certo, se dovesse però fare... dobbiamo fare anche un po' di se proprio dobbiamo fare di talk show in qualche modo. Stiamo cercando, noi siamo ingabbiati dalla par condicio ovviamente, però insieme al collega Colantonio cerchiamo anche un po' di far vedere anche un po' le differenze tra, sì, per carità, poi a me questa ossessione dei secondi, come avete visto, andiamo, ecco, se lei fa, ci sarà anche un riequilibrio anche nel numero di risposte, sì, ma ripeto, non credo che parlare 10 secondi in più o meno cambi la classifica elettorale, quindi secondi, punto di vista. Sempre primi. Prego, Marzini. Se dovessi restituire una provocazione, potrei chiedere a Legnini perché nasconde Luciano D'Alfonso dentro lo sgabuzzino del Senato e non lo esibisce in campagna elettorale insieme a tutti i suoi assessori che sono candidati e dei quali immagino rivendichi l'azione di governo in questi ultimi 5 anni. Magari a Marcozzi la inviterei a presentare qualche risultato di governo, perché portare i ministri, ce ne abbiamo tantissimi, portare i ministri in Abruzzo, quando io ho visto, per dire, i senatori dei 5 Stelle, compresi quelli abruzzesi, applaudire Bonafede quando dice che chiude i tribunali e li sostituisce con uffici di prossimità e poi dopo vi affannate a portarlo qui. No, ho visto il ministro Grillo rispondere alla regione Abruzzo che il punto nascita di Sulmona bisogna chiuderlo perché così dice la legge, e poi vi affannate a venire a Sulmona a dire il contrario. Insomma, allora, quando è che governerete invece, sì, che suddividiamo fare le risposte. Legnini, la prego di essere più breve. Un minuto a testa, ne ha fatto due. Lei ha innanzitutto, lei ha avuto tante domande. No, innanzitutto, tutti hanno rivolto la domanda, allora, a me, allora, per l'esperienza. La prego di essere più sintetico perché daremo a Sara Marcozzi più tempo poi per rispondere. Significa, ne ero già abbastanza persuaso, che sarò io a vincere le elezioni, perché altrimenti tutta questa attenzione nei miei confronti non si giustificherebbe. In secondo luogo, io non dispongo del tempo e della disponibilità del senatore Luciano D'Alfonso, sento da molto tempo. Ho detto sin dall'inizio che io mi impegno per cambiare, per scrivere un'altra storia in questa regione. Riconosco, ho riconosciuto molti fatti importanti, positivi, la programmazione infrastrutturale importante, alcune opere, interventi che bisogna proseguire, completare, attuare, lo faremo, lo farò. Ho anche detto che io sono assolutamente tranquillo nel mio rapporto, non ho imbarazzi nel mio rapporto con la pregressa esperienza di governo, innanzitutto perché non c'ero, facevo altro, ero al vertice del Consiglio Superiore della Magistratura, in secondo luogo perché prenderò ciò che di buono c'è stato e cambierò tutto quello che c'è da cambiare, a partire dal metodo di governo, che sarà un metodo di governo partecipato, collegiale, improntato al principio di responsabilità e a partire dalla necessità di dare una prospettiva, una missione a questa nostra regione, riformandola in profondità. Marcozzi, le do anche un minuto in più extra, perché ha avuto meno domande. Abbondiamo. Io un minuto e 10. Allora, forse al senatore Marsilio è sfuggito che negli ultimi 5 anni tutti quelli che oggi sono diventati ministri, perché il Movimento 5 Stelle ha fatto primo alle elezioni nazionali, sono venuti in Abruzzo per 5 anni. Il ministro Di Maio, allora vicepresidente della Camera, è venuto tantissime volte in Abruzzo. Vito Crimi, che oggi è sottosegretario alla ricostruzione, che ieri è venuto all'Aquila, venne addirittura a sostenerci per la campagna elettorale del 2014, non è una passerella dell'ultimo mese. Hanno sempre avuto una grande attenzione perché siamo una squadra e cerchiamo di aiutarci l'un l'altro quando serve. Detto questo, il Movimento 5 Stelle non ha ottenuto nessun risultato. Il Movimento 5 Stelle nella passata legislatura in Parlamento parlava di reddito di cittadinanza, di superamento della Fornero, dell'innalzamento delle pensioni, di una legge anticorruzione fatta e finita e decente, e della progressiva sprecarizzazione, passatemi il termine, del lavoro. Il Movimento 5 Stelle in 6 mesi di governo ha approvato il reddito di cittadinanza, ha aumentato le pensioni minime a 780 euro, ha approvato quota 100, ha approvato il decreto dignità che, secondo uno studio di Regione Veneto, ha trasformato tantissimi posti di lavoro da a tempo determinato a tempo indeterminato, una regione che insomma lavora e che dunque è indicativa, ha approvato una legge anticorruzione. Se questi non sono risultati,
Salvini, che è lo sponsor del candidato Marsilio, fa i tweet dicendo chiudiamo un porto. Questa è la differenza. Allora, per riequilibrare completamente la situazione dei minuti, io farei una domanda a Flaiani, che insomma non è stato chiamato in causa dai competitor. Lorenzo, vogliamo fare una domanda a Flaiani, una domanda cattiva a Flaiani. Le posso dire una cosa? È una curiosità mia e di tanta altra gente. Nell'accezione comune, il simbolo, il senso di Casa Pound evoca momenti anche violenti. Mi spiega perché Casa Pound non è l'accezione comune? Allora, Casa Pound viene vista come violenta, io questo l'avevo già detto, perché c'è un discorso a monte. Allora, io faccio questo esempio. Campagna politica 4 marzo 2018, il nostro segretario nazionale, candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Simone Di Stefano, presenta il programma ai candidati piemontesi presso una sala di un albergo a Torino. Fuori succede una guerra, e non è guerriglia, parliamo di guerra, perché ci sono persone che lanciano bottiglie, molotov, cioè bottiglie incendiarie, bombe carta con i chiodi, contro la polizia. Questo è successo a Torino. Sapete come hanno titolato i giornali? Casa Pound, virgola, scontro in piazza. Ecco perché dopo c'è un immaginario collettivo di violenza, c'è un immaginario collettivo. Noi, quando siamo stati aggrediti a Giulianova, facevamo un banchetto, formalmente e regolarmente autorizzato, con occupazione del suolo pubblico, preavviso Digos, 5 ragazzi, di cui 3 ragazze, sono stati aggrediti da 20 e passa persone che con violenza non volevano la raccolta di firme, quindi non volevano Casa Pound in piazza, che stava manifestando semplicemente il suo diritto. Quei 5 ragazzi sono rimasti lì a difendere il proprio diritto e il proprio materiale. Lì anche altri giornali hanno scritto Casa Pound, violenza in piazza. Questo è l'immaginario collettivo. Questo è un problema anche mio, perché io per tanti anni non mi sono avvicinato a Casa Pound perché mi fermavo anche io ai titoloni dei giornali. Non sono andato a vedere, ma non può essere, perché questi sono sempre ragazzi, sono giovani, vedi anche delle ragazzette tranquille, vedi che aprono sedi, stiamo aumentando anche noi le sedi in Italia, siamo arrivati a 150 sedi completamente autofinanziate, aperte sempre, 365 giorni all'anno. Quello è il fango che tirano addosso. E sapete perché ci buttano il fango? Perché dove là siamo stati eletti, dove siamo stati eletti? E stiamo dimostrando la nostra coerenza, stiamo dimostrando i nostri fatti. Anche in minoranza riusciamo a far passare dei provvedimenti, tipo sulla sicurezza, sulle case popolari, cioè sul lavoro, tutte quelle cose che oggi purtroppo sono dimenticate, non vengono fatte, vengono solo sbandierate, parlate, proclamate, ma di fatto non viene realizzato mai nulla. Dove è presente Casa Pound, lo riusciamo a far passare. Dove Casa Pound si è ripresentata alle elezioni, ha raddoppiato e triplicato i voti. Perché facciamo vera politica. Grazie. Allora, noi ci fermiamo, abbiamo fatto questa fascia intermedia un po', diciamo, borderline sulla par condicio, ma penso molto interessante per quanto riguarda i nostri telespettatori, che si sono potuti anche fare un'idea, insomma, del confronto tra i candidati. Ora ci fermiamo e tra poco avremo le ultime due domande del collega Lorenzo Colantonio. Dunque, non cambiate il canale assolutamente, ci vediamo tra pochissimo. Bene, siamo tornati in studio per il rush finale dell'ultimo scontro tra il confronto politico tra i 4 candidati alla presidenza della regione. Lorenzo Colantonio del Centro, fuoco di fila sulle ultime due domande. Lorenzo. Guarda, anche questa penultima domanda è molto semplice, perché va a descrivere, a connotare questa campagna elettorale, che è diversa da tutte le precedenti che, per quanto mi riguarda, ho seguito negli ultimi 33 anni. E allora domando a tutti e 4 i candidati: quale valore per l'Abruzzo ha, può avere, questa invasione, tra virgolette, di big della politica che avviene praticamente ogni giorno? Sara Marcozzi. Ma in parte ho risposto prima. Io non credo sia un'invasione. Tutti i rappresentanti parlamentari del Movimento 5 Stelle negli ultimi 5 anni, da quando, diciamo, il Movimento 5 Stelle ha fatto ingresso per la prima volta in Parlamento, hanno sempre girato per il territorio italiano, sono sempre venuti in Abruzzo. Ricordo quando il vicepresidente Di Maio, quando era vicepresidente della Camera,
venne in Abruzzo quando presentammo la mappatura dei siti inquinati, Lorenzo Colantonio forse se lo ricorderà, quella piattaforma online dove avevamo geolocalizzato tutti i 1000 siti inquinati o potenzialmente inquinati in Abruzzo. Insomma, noi siamo abituati a questo, forse sono gli altri che non si sono mai visti. Certo, Salvini è uno che in Abruzzo non si era mai visto, ad esempio. Ma quelli del Movimento 5 Stelle vengono sempre e vengono spesso. Dall'altro lato, quelli di centrosinistra, che posso pensare, non so, ex ministri, probabilmente non è conveniente che vengano in Abruzzo, perché insomma, che cosa ci possono venire a raccontare un Renzi o una Boschi o Lotti o Martina? Anzi, no, Martina forse è venuto ma non ha avuto un grande successo. È chiaro che ognuno porta i suoi risultati. Da noi non vengono a fare, i nostri non vengono a fare passerelle, vengono a raccontare quello che ho detto prima, cioè quello che abbiamo fatto. Poi voglio precisare una cosa: il ministro Lorenzin, vede il lapsus, il ministro Grillo sul decreto Lorenzin è stata molto chiara, ha detto che lo sta rivedendo, e lo sta rivedendo soprattutto per i piccoli ospedali, per rivedere le diciamo, criticità abruzzesi caso per caso, tanto è vero che ci siamo recati in visita all'ospedale di Guardia Grele, lo sta rivedendo anche per i punti nascita, quindi quando si dice che ha dichiarato che non verrà mai riaperto non è vero, ha dichiarato che sta verificando in prima persona la possibilità concreta di rivedere il decreto Lorenzin in qualche misura, proprio perché quello è un decreto che, come dire, applica un algoritmo che non può essere calato evidentemente in ogni realtà, perché ogni regione è diversa dalle altre. Stessa cosa il ministro Bonafede. Il ministro Bonafede non ha detto non riaprirò i tribunali, non ha detto neanche li chiuderò, ha detto stiamo verificando la reale necessità, stiamo rivedendo la geografia dei tribunali e della giustizia nel nostro paese, e quindi non ha lasciato nessuna, non ha né fatto promesse come fanno tanti che fanno le promesse per non mantenerle, né ha detto no, non riapriremo niente, chiuderemo. Ha detto come si fa generalmente, come fanno generalmente le persone prudenti, assennate, che studiano e che guardano nel merito le questioni: stiamo verificando quello che serve, quello che serve faremo. Stefano Flaiani, ovviamente le chiediamo sia dei big degli altri, sia anche del suo big, del suo leader sì, nazionale no. Di Stefano, che è stato in Abruzzo. Sì, l'ultima volta è stato ieri, poi tornerà anche altre volte, è stato presente anche, è venuto altre volte. Di questa di queste visite, perché io non uso ho sentito loro passerelle, io lo chiamo queste visite, ne ho parlato ieri sera alla chiusura del tour in provincia di Teramo, lì che abbiamo fatto a Roseto. Io sono contentissimo di queste visite che vengono questi big, perché abbiamo una visibilità dell'Abruzzo a livello nazionale che mai ha avuto, perché anche le campagne elettorali prima non ci sono state, ci è venuto anche Berlusconi, è venuto tante altre persone. Io è dall'inizio che dicevo una battuta che ha rifatto anche il senatore Marsiglia, a me mi fa piacere che l'ha rifatta anche lui, tipo il discorso di portarci un pensierino, no? Io facevo questo esempio, vai a casa d'altri, è cortesia, educazione portare un pensiero, una bottiglia di vino, un gelato, ecco. Da parte di questi big io chiedevo, ma per educazione, per cortesia, portateci un provvedimento, no? Giustamente uno degli esempi che facevo io, e dico giustamente la ripresa del senatore Marsiglio, era il punto nascita di Sulmona, particolarmente caro a noi, ma anche per una questione geografica, orografica della zona, che quindi voglio dire che chi fa decreti a numeri senza considerare o senza conoscere la geografia della regione o dell'Italia in generale, per me non ha a cuore, diciamo, gli interessi dei cittadini. Però quello che io mi chiedo, no? Allora, noi abbiamo due candidati, espressione di un governo, che a Roma stanno insieme e qui si presentano separati. Abbiamo due candidati che uno ha un'opposizione a Roma e qui stanno insieme. Allora, a maggior ragione, io faccio questo appello al senatore Marsiglio, che chiede al ministro Grillo, tramite la candidata Marco Ossi, no, di intervenire magari su questo, e prima della campagna elettorale, perché dopo la campagna elettorale sono tutti buoni a non fare più niente, perché le valutazioni poi porteranno
necessariamente a, o a procrastinare per altri 12-24 mesi le eventuali chiusure, oppure a dire no, no, sono anticonvenienti e quindi non possiamo mantenere il Tribunale di Avezzano, non possiamo tenere il Tribunale di Vasto, non possiamo tenere il punto della città di Sulmona e così vi dicendo. Quindi la buona volontà si potrebbe fare anche subito, perché non è che ci vuole tanto per uno studio, non è che devi fare un esame universitario, ti prendi i conti eventualmente o ti prendi le reali motivazioni per cui vuoi tenere chiuso, cioè vuoi chiudere quella unità oppure la vuoi tenere aperta, semplicemente. Però questa cosa qui se la dovrebbero domandare, se la dovrebbero fare tutte e due. Quindi visto che ci è venuto anche Berlusconi, no? Ex premier, che appoggia la lista di centrodestra, che però si dicono, insomma, si prendono a parole a Roma, sui giornali anche, si minacciano querele, io lo leggo sui giornali, insomma. La Lega, che tra virgolette ho letto sul giornale, che ha rappresentanti nelle liste di ex UDC, ex Forza Italia, no? Ecco, la domanda, cioè la cosa, fatela un po' tutti quanti, cioè perché possibilmente l'Abruzzo ha bisogno di fatti concreti, di aiuti concreti, perché di chiacchiere, di promesse elettorali, che poi se non lo fanno adesso, l'11 febbraio ce lo faranno, io non ci credo. Marco Marsiglio. Io ho sempre definito positivamente la presenza di tanti leader nazionali in Abruzzo, perché l'Abruzzo ha bisogno di attenzione. E poi certo, ognuno risponde della propria storia, di quello che ha fatto, e allora oggi abbiamo Silvio Berlusconi a Pescara, ma è stato anche all'Aquila. Qualcuno può dire che Silvio Berlusconi non ha lavorato per l'Aquila quando lo sanno gli aquilani. Io sono entrato dentro le case che Silvio Berlusconi ha fatto costruire ed è stato commovente vedere il rapporto che c'è di affetto, di gratitudine di quella popolazione nei suoi confronti. Si lamenta che Salvini è recente, certo, la storia della Lega, del radicamento della Lega in Abruzzo e in tutta l'Italia meridionale è senz'altro recente, ma quando qualcuno insulta questa presenza chiamandola invasione come se fossero degli estranei, secondo me sta insultando anche le decine di migliaia di abruzzesi che stanno riempiendo le piazze nonostante il freddo e il gelo e scaldando quelle piazze con la passione civile, politica che mettono e che stanno riservando a Matteo Salvini e agli altri leader della Lega. Giorgia Meloni, che da ministro in carica, il giorno dopo il terremoto, senza annunci, senza telecamere, guidando la sua vettura privata, arriva nei luoghi del terremoto scaricando casse di acqua e così guardando negli occhi le persone che ancora erano impolverate per chiedere di che cosa c'era bisogno e poi da ministro lavorare per portare risorse all'Abruzzo e oggi è qui, in questi giorni, di nuovo rinnovando un impegno e un'attenzione. Mi fa piacere che vengano anche i ministri dei 5 Stelle, perché è giusto che lo facciano e che tornino e che assumano degli impegni. E quando fra 10 giorni, con il consenso degli abruzzesi, potrò esercitare le funzioni di governatore, io chiederò a tutti quanti, anche a Sara Marcozzi, di poi aiutarmi a far mantenere questi impegni al ministro Costa, al ministro Grillo, al ministro Di Maio. Ci sono tante urgenze e tante emergenze che affronteremo e se troverò collaborazione sarò il primo ad esserne contento insieme agli abruzzesi. Certo, mi rendo conto che oggi è un po' più difficile per il Partito Democratico esibire i suoi leader, magari la Boschi dovrebbe venire qui a dire perché la Cassa di Risparmio di Chieti è stata coinvolta nel fallimento per salvare Banca Etruria e farla accollare a qualcun altro, ma è un'altra storia, una storia poco commendevole e capisco perfettamente le ragioni per le quali qualcuno, insomma, evita di esibire propri leader perché non farebbero certo festa alla loro presenza come accade con altri. E per ultimo voglio dire anche una parola su Casa Pound. Io non credo che Casa Pound, si è parlato prima di nuovo accostando il termine violenza a questo movimento politico che è diverso da me, usa pratiche e ha progetti differenti dai miei e da quelli che esprime la coalizione di centrodestra, ma conosco e apprezzo la buona fede dei giovani militanti, di chi fa impegno sociale e io credo che l'Abruzzo avrà bisogno domani anche di queste realtà sul territorio quando esprimono un reale radicamento, una reale volontà di essere vicino alle persone più deboli e di offrire soluzioni ai problemi degli abruzzesi. Innanzitutto vorrei ricordare al senatore Marsiglio che Boschi, Carichieti
è un rapporto che è creato da lui, perché lì si parlava di Etruria, non di Carichieta. No, ecco, per far comprare Etruria a qualche banca, non c'entra assolutamente niente, Carichieta. Non capisco che cosa c'è. Chiedilo agli azionisti di Carichieta. Non capisco che cosa c'è nella Boschi in questa vicenda. Ce lo spiegano gli azionisti di Carichieta che lo sanno. No, c'entra con la mala gestio che si è verificato e con i problemi che si sono verificati. E hanno diritto di essere risarciti, sacrosanto diritto. In secondo luogo, vorrei chiedere al consigliere Marcozzi se annovera tra le grandi generose venute in Abruzzo, utili per l'Abruzzo, anche quei, non lo so quanti ne erano, 10 deputati che sono andati in vacanza a Prato di Tiva a fare un convegno sul turismo, non si capisce a spese di chi e perché cosa, di cui la stampa ha riferito. In terzo luogo, ciò che sta accadendo in Abruzzo è per davvero impressionante. Non è in discussione che un leader di partito venga a sostenere un candidato, ci mancherebbe altro, è giusto che un ministro venga durante una competizione elettorale, è assolutamente normale, ma viene una volta all'inizio, viene alla fine, viene in mezzo. Ma chi lo decide? Qui lo stanno... decide lei? No, io decide no, lo dico io, perché non decido nulla, liberi di venire, anzi fateli venire tutti i giorni. Ma infatti, fate parlare. Sono contenti, riempiono le pazze. Fateli venire tutti i giorni. Io ho il dovere di dire agli abruzzesi, a quelli che ci ascoltano, che sulla scheda troveranno non Salvini, Di Maio, Meloni, Berlusconi, la Grillo, troveranno Marcozzi, Marsiglio, Legnini e Flaiano, devono scegliere a questo. Secondo, la Marcozzi mi interrompe sempre, è molto nervosa, è tesa. Del male da solo. Questa, distenditi Sara, ti prego. Stiamo facendo una competizione democratica, libera. Io sono una persona corretta, non ho mai detto mezza parola su di te, tu sei nervosa lì che attacchi. Torniamo alla risposta. A me è un continuo, mi interrompi continuamente. Se vuoi parla tu, prego. Dicevo, non è in discussione, è il fatto che improvvisamente l'Abruzzo è diventato il lavoro prevalente, l'occupazione prevalente, di chi deve pensare ai problemi del Paese in modo serio. Stanno portando il Paese alla recessione, più debito, più deficit, sono molto preoccupato per le prospettive del nostro Paese, litigano a Roma, sono alleate a Roma, si contendono il campo qui. Non vorrei stare nei panni del senatore Marsiglio, perché ieri Berlusconi ha detto questo è un governo di incapaci, tra gli incapaci evidentemente annovera anche la Lega Salvini che sostiene Marsiglio. Marsiglio è all'opposizione a Roma, è alleato con le forze di governo qui, non abbiamo sentito un impegno, dicasi uno, sui problemi seri della nostra regione. Infine si comincia a dire ma tu non fai venire... Io sono a capo di 7 liste civiche più la lista del PD, garantisco tutti, rispondo di ciò che faccio e ciò che dico, degli impegni che assumo, sono io che rappresento quelle liste e che prendo gli impegni con gli abruzzesi, non ho bisogno di tutor. I leader di centro-sinistra stanno venendo, sostengono le loro liste, Zingaretti, Martina sono venuti, Paolo Gentiloni è venuto all'inizio e sono persone a mie amiche che io stimo, è venuto Tabacci, è venuto Della Vedova, è venuto il segretario del Partito Sociale, stanno venendo tutti, Nencini ieri, stanno venendo tutti, sostengono le loro liste, io rappresento tutti. Grazie. E garantisco per gli abruzzesi. Grazie Legnini, ultima domanda. Ma l'ultima domanda serve anche per misurare il modo di rispondere, cioè di attenersi alla domanda. Avete 3 minuti di tempo per spiegare agli elettori un punto e solo uno del vostro programma di governo. Bella domanda. Marsiglia. Il punto principale che vorrei spiegare in questi 3 minuti è il tema delle infrastrutture. Io penso che l'Abruzzo sia una regione eccezionale che ha eccellenze in ogni dove e in ogni settore, dalla scienza all'alta tecnologia, alla ricerca scientifica, all'agricoltura.
l'industria, l'artigianato, il sociale, non c'è un settore nel quale l'Abruzzo non esprima delle eccellenze, ma i prodotti abruzzesi e le idee abruzzesi, la gente ad Abruzzo vive chiusa dentro una gabbia perché ha accumulato un ritardo infrastrutturale enorme che dobbiamo affrontare con molta decisione. Noi abbiamo le autostrade più vecchie e pericolose e anche costose d'Italia. La A24, A25 è quella che ha il pedaggio più alto e che rende diseconomico ormai frequentarla e transitarla sia per i pendolari che per le merci. Questo provoca chiusura di aziende, mancanza di competitività per le merci, trasferimento di popolazione che preferisce a quel punto andare a vivere altrove e quindi sta, diciamo, desertificando soprattutto le zone più interne dell'Abruzzo. Abbiamo porti chiusi, qualcuno li vuole aprire per i barconi dei migranti, noi li vorremmo aprire almeno per i pescherecci e per le navi portacontainer o per le navi crociera o per i traghetti turistici, cosa che oggi non avviene. Il porto di Pescara è una desolazione, a Giulianova si sono fermate, l'ultima amministrazione ha fermato le opere che la giunta Chiodi con l'assessore Morra aveva stanziato, a Martinsicuro il porto è insabbiato e non c'è la sabbia sulla spiaggia perché ormai è totalmente erosa. Sono situazioni paradossali, Ortone e Vasto potrebbero moltiplicare il loro volume di affari se solo ci fosse un minimo, non dico di lungimiranza, ma almeno di buona amministrazione facendo il dragaggio del porto e consentendo a navi di maggiore stazza di poter entrare e portare merci e poter esportare i prodotti in maniera più competitiva. Invece oggi buona parte delle aziende, soprattutto quelle più robuste, quelle che hanno bisogno di maggiore carico, che cosa fanno? Mandano le merci ad Ancona piuttosto che a Napoli e devono poi trasportarle via terra incrementando i costi della loro produzione. Non abbiamo reti di connettività sufficiente, qui si impongono fatturazioni elettroniche e poi non c'è la connettività per le imprese e gli artigiani per poter utilizzare anche questi strumenti. Abbiamo un aeroporto che non ha nessuna vocazione internazionale reale, abbiamo le ferrovie che sono ferme ai Borbone o alla Prima Guerra Mondiale e anzi abbiamo forse meno strada ferrata di quanta ce ne fosse prima della Seconda Guerra Mondiale. La Sangritana è stata di fatto smantellata e non ci sono programmi seri di recupero. Perché da questo punto di vista l'alta velocità salta a piè pari l'Abruzzo e transita per andare in Puglia, transita per Roma e Napoli e non transita per Pescara? Perché da Roma a Pescara ci vogliono 4 ore e mezzo per arrivare? Ecco, io penso che il tema delle infrastrutture sia il tema principale che dobbiamo affrontare, perché quando ci si può muovere, c'è diritto a muoversi ed arrivare da una parte all'altra, e dentro le infrastrutture ci metto anche le piccole strade, quelle che collegano i paesi, le strade provinciali abbandonate che vanno anche rifatte perché sono ancora disegnate sulle curve di livello che venivano fatte in epoche in cui non c'era la tecnologia e gli strumenti per poter raddrizzare un po' di strade e permettere alle persone che vogliono continuare a vivere nei loro borghi di poterlo fare e di avere poi il diritto in pochi minuti di arrivare nei loro luoghi e di poter quindi essere cittadini di serie A dovunque si viva. Grazie, grazie Marsilio, vi ho fatto recuperare il minutino che aveva risparmiato sulla prima risposta. Il numero due a rispondere è Sara Marcozzi. In questa regione negli ultimi 5 anni abbiamo perso 30.000 posti di lavoro, ci sono 30.000 disoccupati in più, quindi è evidente che se devo scegliere un punto è il lavoro. Il nostro programma prevede un piano Marshall per il lavoro che passa innanzitutto da un corretto utilizzo dei fondi europei. Il governo regionale del Movimento 5 Stelle, quando si insedierà, avrà come primo tra i primi compiti quello di redigere tutta la programmazione dei fondi europei 2021-2027. E siccome sappiamo che fino ad oggi se ne è parlato sempre, no, di questi fondi europei non sono stati utilizzati bene, bandi a pioggia, senza una visione, si spende solo il 10%, l'obiettivo principale è quello di usarli bene e di usarli per le imprese e per il lavoro. Come? Con degli incentivi evidentemente per le imprese che degli aiuti alle imprese, come l'accesso al credito innanzitutto, che è fondamentale, il credito d'imposta, incentivi per le assunzioni e un piano di sviluppo
sviluppo di determinati settori in questa regione. Si è sempre parlato di sviluppo industriale, giustamente, però dell'industria, quella di una volta, diciamo così, quella metalmeccanica, quella dell'automotive, che va aiutata e va conservata, per carità, ci mancherebbe, crea un indotto straordinario per la nostra regione, ma dobbiamo avere anche un piano B. Troppo spesso si sente parlare di aziende che, anche se non in crisi, e il Mise se ne sta occupando grazie al ministro Di Maio, delocalizzano per andare da qualche altra parte. Noi puntiamo a sviluppare il lavoro su quelle che sono le ricchezze non delocalizzabili della nostra regione, cioè le bellezze, l'ambiente e dunque un piano di turismo. Gran parte delle risorse saranno investite su un piano concreto di turismo, sulla creazione di un'agenzia unica regionale, che non è la solita partecipata che non fa niente. Quelle che non fanno niente bisogna tagliarle. Quelle che invece fanno, come quelle che hanno altre regioni che il turismo lo hanno sviluppato, vanno incentivate e vanno finanziate. L'Agenzia Regionale Unica del Turismo deve sostituirsi a quella frammentazione che si è creata in questa regione negli ultimi anni, dovuta alla creazione delle DMC, cioè non per, le DMC hanno fallito, no? Possiamo dire, nella promozione della nostra regione, hanno fallito perché sono piccole realtà territoriali che non possono farsi carico della promozione di un'intera regione. È la regione che deve autopromuoversi in Italia e nel resto del mondo. Dunque il grande piano Marshall che pensiamo è aiutare le imprese che già esistono e sviluppare tutti questi settori che sono poco stati aiutati in questi anni. Insieme al ministro Costa abbiamo pensato inoltre alla creazione di alcune zone franche nelle zone limitrofe ai parchi, perché abbiamo visto e abbiamo riscontrato in questi 5 anni che per gli imprenditori, soprattutto che vivono e lavorano all'interno dei parchi e delle aree protette e delle riserve, essere all'interno di un parco è più uno svantaggio che un vantaggio, invece dovrebbe essere un grande punto di forza. Tutto questo assieme a tante misure di promozione ed evidentemente il piano del turismo e il piano del lavoro passa anche per le infrastrutture, perché non possiamo pensare, e concludo, non possiamo pensare di far venire qui i turisti e farli percorrere delle strade nelle aree interne che sono impercorribili o all'interno di quella che dovrebbe essere di quella che viene detta la regione verde d'Europa, il polmone verde d'Europa. Se non hai la tua automobile non riesci a spostarti da nessuna parte. Grazie. Sara Marcozzi, Giovanni Legnini. Lavoro, 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 crescita sostenibile, crescita delle imprese innovative. Questa è la priorità. Nell'indicarlo come priorità lo condivido con la consigliera Marcozzi, che l'ha appena esposto, anche se noi riteniamo di poter indicare, indichiamo anzi, soluzioni molto più precise e molto più realizzabili e credibili, che sono queste. Uno, politiche attive del lavoro, a partire dall'utilizzo virtuoso delle risorse per la formazione professionale, per far incontrare domande e offerte di lavoro. Molte imprese chiedono ingegneri, specialisti in determinati settori, non riescono a trovarli sul mercato del lavoro, e questo deprime le opportunità di occupazione. Mettere in rete università, sistema scolastico, sistema della formazione professionale con il sistema delle imprese è una richiesta ben precisa che ci viene rivolta da decine di imprese. Incentivi alla trasformazione dei rapporti precari, formativi, di apprendistato, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in sinergia di integrazione con gli strumenti nazionali, incentivi alla autoimprenditorialità, finanziamento delle imprese innovative e delle start-up. Prenderemo una parte delle risorse destinate a programmi che possono essere rimandati nel tempo o non prioritari, per destinarle a questi obiettivi, per fare in modo che si crei impresa e le imprese esistenti creino lavoro. Un esempio importante lo abbiamo avuto in questi giorni, la filiera delle imprese degli assorbenti, Fater e altre 10 imprese hanno promosso un grande progetto, 100 milioni di euro approvato dalla Giunta regionale e da Invitalia, per investire in innovazione, ricerca, in sostenibilità, creando nuovi posti di lavoro. E poi infrastrutturazione in funzione della crescita,
pro-crescita, per creare un ambiente attrattivo, accessibile per le imprese. La Fondo Valle Sangro è una di queste, l'abbiamo finanziata, iniziai io al governo a finanziare quell'opera, finalmente è partita l'infrastrutturazione digitale, internet veloce che purtroppo in alcune aree della nostra regione è carente, difetta o manca. E poi sburocratizzazione, le politiche di settore, turismo, agricoltura, artigianato, commercio, innanzitutto vanno sostenute con meno vincoli burocratici, con la grande riforma dell'istituzione regionale che noi vogliamo promuovere prioritariamente. Così si promuove lavoro, così si ampliano, insieme ad altre misure, le opportunità per i nostri giovani, per far sì che non lascino più la nostra regione, che rimangano qui, che qui possano studiare, vivere, lavorare, costruire il loro futuro. Grazie Legnini, il sorteggio ha premiato con l'ultima parola nell'ultima tribuna Stefano Flaiani, candidato presidente. Io invece vorrei far capire il perché della mia domanda che abbiamo fatto prima al dottor Legnini. Allora, quindi parlerà di autostrada. Io parlo in specifico modo solo di autostrada, che vi farà capire. Allora, già il progetto di Casa Pound è su una nazionalizzazione, che poi è termine bruttissimo perché autostrade sono già dello Stato, sono state costruite dallo Stato e date in concessione, quindi nazionalizzare vorrebbe dire semplicemente ci riappropriamo di quello che è nostro e va tolto il pedaggio. Quello è il discorso, perché a noi ci fa piacere che purtroppo, e lì è un purtroppo, dopo la disgrazia di Genova c'è stato un ministro che ha detto nazionalizziamo l'autostrada o passerete sul mio cadavere, però non abbiamo avuto la nazionalizzazione e non abbiamo visto il suo cadavere passare. L'altro vice premier subito, no, nazionalizziamo e arriva l'amico, chi sia, il segretario, che sia, non si può fare, e un giorno dopo, due giorni dopo è il privato fa meglio del pubblico. Ecco, questi sono i proclami. Il discorso di A24-25, io l'ho fatto apposta la domanda al dottor Legnini, perché sapevo che lui era interessato a questa legge del riconoscimento delle infrastrutture strategiche, ma proprio perché le infrastrutture strategiche devono essere tolte dal gestore privato. Il pedaggio non è che deve essere ridotto, deve essere tolto. Ma sapete perché questo anche... aveva detto Toninelli, ma fino a... Sì, fino adesso non c'è, ma è un altro proclama. Il 31-12 Toninelli è stato anticipato dall'amministratore delegato che ha sospeso il rincaro, non il pedaggio, ha sospeso il rincaro. Ma ancora stiamo in ballo, ancora una barzelletta, perché stiamo qui con questa spada di Damocle, non sappiamo. Ma come fai a parlare di turismo se poi tu non vai a togliere il pedaggio di A24 a 25? Ma uno da Roma, per farvi capire, uno da Roma vuole venire a vedere Punta d'Erci, Punta Penna, per fare un esempio. Sapete quanto gli costa di autostrada? 60 euro più la benzina. Ma 60, 70, 90 euro è un biglietto low cost per Amsterdam, per Londra, per Madrid. Ma chi glielo fa fare? Non li spende quei soldi per venire in Abruzzo al turismo, quindi è inutile che andiamo a parlare di turismo, andiamo a parlare di industria, andiamo a parlare di cose. Se tu non vai a togliere prima di tutto una rete viaria onerosa che blocca l'intero Abruzzo, perché tu non puoi girare in Abruzzo se non hai libero la 24 o la 25, tu non puoi parlare di turismo se non liberi quelle benedette autostrade. Dobbiamo toglierlo, dobbiamo riprenderci quelle autostrade. Sono infrastrutture strategiche. Io faccio il paragone che è la stessa cosa con una base militare, che ne so, esempio così ipotetico, Sigonella, la diamo in gestione alla banca. È la stessa cosa, stessa importanza. Se sono quelle dalla legge del 2012, sono passati 6 anni, 7 anni, quanti soldi sono andati via dalle tasche degli abruzzesi? È andata a una nuova multinazionale? Quanti soldi non sono stati spesi sul territorio? Perché anche chi viene per lavoro in Abruzzo e non spende quei 60-70 euro di autostrada, li spende sul territorio, va al ristorante, li spende un bar, va al mare. È quella una cosa. Allora è inutile parlare di aria fritta, perché si sta parlando di aria fritta, se tu non dai la possibilità poi di far rimanere una ricchezza sul territorio, di farla spendere sul territorio. Questa è la verità, ma nessuno ve lo dirà, vedete, nessuno ve l'ha detto. Bene, grazie Flaiani, abbiamo chiuso l'ultima campagna elettorale, l'ultima tribuna elettorale con i protagonisti della campagna, tutti e quattro per la guida della regione, quindi per il ruolo di governatore, presenti contestualmente nei nostri studi, torneranno
venerdì prossimo, ma è una formula, diciamo, più canonica dell'ultimo appello, quindi avremo le loro interviste proprio a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, dei comizi elettorali. Lunedì avremo l'ultima trasmissione dedicata alle liste provinciali. Domani, Lorenzo, sul centro troveremo un ampio resoconto di questa trasmissione per chi si fosse perso le battute iniziali e si fosse messo in ascolto e visione soltanto oggi. Quindi io ti ringrazio. Grazie a te. So che il centro darà poi grande spazio. Poi mi devi concedere una domanda. Chiedo chi vincerà le elezioni. Chi vincerà Sanremo? Chi vincerà Sanremo? Io su questo non sono preparato perché, come te e come tutti gli addetti ai lavori, trascorreremo un'ultima settimana lavorativamente d'inferno. Per cui non avrò modo di vedere. Non avrò modo di vedere poi. Cercheremo in qualche modo, noi a volte lo vediamo insieme, io e Lorenzo, questo è un piccolo retroscena, diciamo, quasi familiare. Il finale di Sanremo, ma sabato sera non credo che avremo tempo per seguire la finale, perché saremo a seguire loro, giustamente, a fare il nostro lavoro di informazione su una campagna elettorale che in Abruzzo sta per vivere gli ultimi 7 giorni. Grazie a tutti loro, grazie ai nostri telespettatori e buona campagna elettorale, buoni ultimi 7 giorni e buona serata a tutti.